Quando vado nelle scuole, anche l'altro giorno, mi sono preso con una bordata di fischi e di urla all'inizio, ma dopo ho spiegato. I ragazzi, un po' per provocare, dico semplicemente loro che sanno poco, niente o male del loro recente passato, ma poi aggiungo a loro discolpa che non sono altro che l'implacabile specchio di un quasi totale fallimento da parte della mia generazione, quella che mi ha preceduto su questi temi. Cioè loro sanno veramente poco nulla. Io faccio un esempio su me stesso, lo faccio su loro. Non ho mai trattato la seconda guerra mondiale nelle scuole. Io ho fatto la scuola d'arte, prima ho fatto il liceo, la scuola media, poi ho fatto l'università. Non ho mai nella scuola pubblica trattato quell'argomento. Oggi spero che le cose vadano meglio. Ma credo, vedendo un po', parlando un po' con gli insegnanti, guardando i libri di storia, che si parli poco e male della storia del nostro recente passato in questo paese. E, diciamo così, l'Italia è un paese che in qualche maniera non ha fatto i conti col proprio passato, non lo ha ancora fatto. Quindi sono ben lieto di partecipare a questa riunione, a questo incontro. Sono ben felice che sia stata istituita la giornata della memoria, penso che sia stata una delle cose più importanti che il nostro paese ha fatto negli ultimi decenni dal punto di vista civile, umano, sociale, politico, storico. Però una volta ribadito questo, ribadito con decisione, cioè con forza, che non ci siano equivoci, non si torna indietro, però devo dire, bisogna ricordare che nasce con 60 anni di distanza dai fatti e si assiste a alcuni fenomeni secondo me estremamente pericolosi. 3. 1. Spostare tutto quanto di fuori dai nostri confini. Si parla molto di Auschwitz, si parla molto di Mauthausen, si parla dei campi polacchi, si parla dei campi austriaci, ma ahimè si parla pochissimo delle centinaia di campi che c'erano in Italia. L'altro giorno parlavo con i ragazzi della scuola e uno era di origine evidentemente cinese e diceva: guarda che c'era un campo anche per voi. In Abruzzo c'era un campo per cinesi, e perché li mettevano dentro? Perché erano cinesi, non c'era un'altra motivazione, non erano oppositori politici, perché fra le categorie vittime del delirio della pura razza ariana non ci sono solo gli ebrei, non ci sono solo gli oppositori politici, non ci sono solo i zingari, i testimoni di Geova, gli omosessuali, non ci sono i malati mentali, gli handicappati, che sono le prime vittime, come per fortuna l'altro giorno, ieri c'è stata la replica, lunedì Paolini ci ha fatto vedere la televisione in un programma che sembrava di essere in un altro mondo, non sembrava di essere in Italia, perché vedevamo la televisione che faceva una cosa di carattere artistico, culturale, che informava, che dava delle notizie rispetto alla montagna di amenità a cui siamo abituati. E, dicevo, si sposta fuori dai confini e quindi non si fa i conti con noi stessi e non si afferma il fatto che, per esempio, all'inizio della sua carriera Hitler diceva che Benito Mussolini era il più grande statista del mondo e Mussolini invece gli faceva fare una bella mezz'ora di anticamera dicendo a Ciano: ma si fa aspettare quel cretino, perché i rapporti di forza all'inizio erano un po' questi. Dopo, con gli eventi bellici, andare avanti degli anni, le cose si sono, diciamo così, si sono capovolte, ma l'ammirazione da parte di Hitler nei confronti di Mussolini era fortissima e l'ideologia fascista è stato un buon motore di avvio di quella macchina terribile di morte. E allora quindi il primo fenomeno che osservo nella giornata della memoria è lo spostare fuori dai confini. Secondo, mi va benissimo, sono contento e reputo fondamentale ricordare coloro che in quelle situazioni si ersero ad eroi, perché il loro esempio in qualche maniera ci illumina, e quindi però parliamo di Perlasca, un fascista che aiuta gli ebrei, parliamo di Schindler-List, un tedesco che aiuta 3.000, sono ancora quanti ebrei, a fuggire, parliamo della Vita è bella, opera meritoria, come diceva giustamente Laura poco tempo fa, geniale capovolgimento della struttura della sceneggiatura, però ahimè, parlando con i miei amici deportati triestini, erano un po' malcontenti perché si fosse finalmente parlato a Natale, non dei soliti film panettone, ma si parlasse di quel grande, terribile, tragico evento della deportazione e dello sterminio, ma ahimè tutti quanti un po' si lamentavano per l'aspetto perlomeno favolistico
di un camp, di un campo dove, di un lager dove uno prendeva il megafono, girava a destra, a sinistra, no, le realtà erano un pochino più pesanti, soprattutto per i bambini. E quindi direi che mi piace di più assistere intanto dei film, anche il film che avete fatto vedere è meraviglioso, i ragazzi e le ragazze, sicuramente ha un grande effetto, però anche lì a fin fine mi sorge il dubbio che si piange per il bambino tedesco che è morto, che è finito accidentalmente in mezzo agli altri. Io vorrei che si parlassero un po' di più dei fatti come sono avvenuti. Mi piaceva la prima parte del film del pianista, mi piaceva Capò di Pontecorvo, perché si parla di quello che è successo. Chiudo questo capitolo ricordando che Kubrick, quando gli chiesero dopo che Spielberg aveva fatto il film Schindler's List, ma perché lei non ha mai fatto un film sull'Olocausto? E lui rispose: perché non è un film di 303.000 ebrei salvati, è un film di 6 milioni di ebrei sterminati. E quindi prima di farlo devo avere un periodo di gestazione, di immersione in questo mare di dolore che non è così semplice, io lo comprendo perfettamente. Terzo fenomeno, da giornata memoria che mi sembra di importante ricordare, è che la piantina della democrazia e della libertà, e qui mi faccio appello a tutti noi, siamo, cioè, mi spiace questa distanza, devo dire la verità, però siamo vicini, e la struttura consigliare, non è che volevo che... Però, dicevo, parliamo come se fossimo insieme, in una trattoria, in una casa, però la piantina della democrazia e della libertà e anche della memoria, ricordando che la memoria è un bene che fa parte del nostro vivere comune, come lo fa il mangiare, il bere, il respirare. No, la memoria non può essere, come dire, applicata o a un giorno, a una settimana. No? Ecco, la memoria fa parte del nostro vivere quotidiano, da quando vai sul mercato, quando vai al bar, quando stai con gli amici, quando fai il tuo lavoro, la tua attività. Dicevo che però la piantina della memoria, della libertà e della democrazia è una piantina che va curata con un amore, con un'attenzione, con un rigore, con un'inflessibilità, con delle attenzioni che variano a seconda della mutazione dei tempi, se c'è più caldo, se c'è più freddo, se c'è più umidità o meno, e che va di giorno in giorno curata, non dico giorno in giorno, diciamo ogni 3 giorni, 4 o 5 come una pianta che qui presente che ha a casa delle piante, sa che i gerani sopravvivono un po' di più, anche se li si lascia un po' lì, altre piante di meno, a seconda del tipo di pianta. Ecco, bene, io direi che c'è il rischio, sulla giornata della memoria, di fare un'opera un po' infelice, ribadendo ben venga che sia stata istituita, e ribadendo che una delle cose più importanti che sono state fatte in questo paese dal punto di vista civile, umano, sociale, politico, storico, però irrorare una pianta di 20 litri d'acqua un giorno soltanto si rischia solo di farla morire.